possono essere le problematiche inerenti a una riqualificazione degli spazi litorali. Non per niente il nostro paese vive una serie di problematiche che sono quelle che poi ci possono portare a un rapporto in proporzione della superficie con la realizzazione degli impianti. Dobbiamo assolutamente superare l'idea che gli interventi di infrastrutture piccole e grandi debbano prima essere fatti, poi investiti, piuttosto che crescere insieme al progetto. Si ritiene che in ogni caso possano essere avviati interventi di recupero delle isole della laguna e ugualmente si lavori alla valorizzazione della unicità di tale ambiente, senza con questo pensare che l'immobilismo sia l'unica situazione su cui attestarci. Attualmente sono state realizzate alcune attrezzature turistiche, ma non sono ancora stati sviluppati piani per valorizzare gli aspetti naturalistici, florofaunistici dell'ambiente lagunare. Addirittura alcuni comuni non sono ancora in grado di capire che cosa vogliono dalla realizzazione di queste nuove e interessanti infrastrutture. Anche di diventare ciò che svuota il senso di questa città sono temi che in maniera diversa lo troviamo per esempio anche a Firenze. Ecco, questo porta a volte, rispetto al contesto del discorso che facevo prima, ha una tendenza a non farsi però carico tutti, la società civile, di trovare un modo e un progetto culturalmente, per cultura non intendo solo la cultura dei beni culturali, no? Intendo proprio la cultura del vivere, che ci aiuti a comprendere fino in fondo l'importanza di conservare da un lato, ma anche continuare ad alimentare con vita nuova questo nostro patrimonio, questo nostro paese che indubbiamente ha alcune eccezionalità che da tutti ci vengono riconosciute. Eccezionalità legate non tanto alla quantità di emergenze, ma proprio al tessuto, alla qualità del tessuto e alla qualità del paesaggio. L'idea che il progetto non può ridursi a installazioni impiantistiche, ma necessità di prevedere sistemazioni esterne. La realizzazione è in corso, questo è il piccolo edificio di controllo della conca di navigazione a Tre Porti. La seconda immagine è dall'interno della sala di controllo della conca di navigazione. Del video è, diciamo, più frutto dell'abbandono che non della cura. Ma la presenza delle piante sono piante fragili, non antichissime, non è vero. Molti sono rovi, non la è presenza vero. Di bunker che consentirebbero, potrebbero essere è la nostra storia, la gestione dell'area SIC. Queste sono fotografie di circa un anno fa e vedete anche l'attraversamento in bicicletta su questo sistema vietato. Nascente in realtà può recare danni rilevanti. È vietato. Dico questo per dire che nell'ambito del progetto del Monte e conseguentemente anche ripreso dalla Darsena, l'idea dell'attraversamento dell'area SIC, che in questo momento è tale attraverso l'area SIC, viene spostato in fregio all'aeroporto Nicelli in maniera tale da poter far sì che le aree emerse attraverso i progetti Monte, quello che potranno emergere attraverso la realizzazione dell'aeroporto turistico, possano contribuire al rafforzamento e al consolidamento dell'area SIC. In parte è un lavoro già in corso in quest'area che è in spiaggia, diciamo, sono in corso lavori di rafforzamento, diciamo, dell'area SIC stessa. Queste considerazioni ci sono servite per immaginare il sistema delle piantumazioni, svolgendo il nostro lavoro in questo caso richiamando il tema della quello che in Italia si chiamano boscaglie, diciamo così come l'abbiamo visto nelle immagini precedenti, cioè un bosco misto che rafforzi quello già esistente nell'area SIC. In seconda battuta, una sorta di sfumatura di questo elemento procedendo verso il mare, fino ad arrivare a una vera e propria concezione di giardino, seppur utilizzando piante autoctone molto semplici, fino a giardini veri e propri.
Grazie al professor Carlo Magnani, direttore del Dipartimento di Cultura del Progetto della Università UAB di Venezia. E come in tutte queste giornate, io sono ben felice di poter dare comunque parola anche a chi la pensa in maniera diversamente, perché credo che il vero dialogo democratico deve essere sempre portato a costruire meglio il nostro futuro. Quindi invito, anche se fuori programma, l'architetto Salvatore Liard per il coordinamento delle associazioni ambientaliste del Lido, al quale chiedo la grande gentilezza di limitarsi a circa 5 minuti in quanto siamo fuori tempo massimo. Grazie. Buongiorno ai convegnisti, un grazie particolare sentito non burocratico agli organizzatori che ci permettono di interloquire con i relatori di questo convegno. E vorremmo partire da un dato proprio sulla crisi che sta avanzando e non sappiamo il termine sia nel territorio nazionale che su altri paesi e che purtroppo sta producendo sorti di macelleria sociale, posti di lavoro dismessi, tagli continui lineari per far uscire il paese dalla crisi, ma ahimè non si vedono assolutamente bagliori che ci permettono di poter confidare che la crisi è alla fine. E siamo preoccupati sulla crisi anche per quanto riguarda proprio la questione della tutela e della vigilanza, della conservazione del paesaggio, soprattutto per quanto riguarda un territorio formidabile dal punto di vista delle valenze come quello di Venezia. Venezia intesa non soltanto come comune, come territorio, ma Venezia intesa come mare, laguna, città, territorio. E non vorremmo però usare gli stessi strumenti per uscire dalla crisi, gli stessi strumenti che ci hanno poi messo nella crisi. E guardate che la cosa è molto molto complicata per più motivi. Uno, perché appunto c'è la crisi. Due, perché c'è una governance sul nostro territorio particolarissima, più pubbliche amministrazioni che a volte litigano, che a volte si urtano i gomiti su delle stesse competenze. Intendo parlare del comune, della regione, delle province, degli enti locali, ma non solo, a partire dal magistrato alle acque, su cui andrebbe fatta una riflessione molto molto più attenta, dall'autorità portuale e dall'autorità aeroportuale. Per cui siamo in presenza di più conflitti istituzionali su cui merita di addentrarci, non oggi, ma sicuramente anche proponendo un elemento di normativa speciale. Anche noi siamo d'accordo che la legge speciale, così come partorita nel secolo scorso, debba essere superata. Poi c'è la questione della partecipazione. Noi pensiamo proprio che ai tempi della crisi ci sia bisogno di partecipazione, di condivisione, e soprattutto siamo altresì convinti che anche l'università, di cui il professor Magnani è stato rettore, debba svolgere un ruolo fuori dalle mura della didattica e della ricerca per addentrarsi di più sul territorio, sulle contraddizioni del territorio. Questo per noi è il quadro generale. Mi addentro sul Lido di Venezia. Guardate, oggi è una giornata particolare per chi non è lidense, per chi non è veneziano. Oggi percorrere questa sottile striscia di mare lunga 12 km dà l'idea di cosa sta succedendo a Lido. Basta affacciarsi qui dalle balconate e capire che questa semplice mareggiata dovuta al vento di scirocco debole di fatto sta erodendo la spiaggia di uno
degli storici hotel del Lido, per capire che evidentemente anche dei progetti di salvaguardia del litorale meritano ancora più attenzione e non può essere semplicemente il sistema MOSE. Sbarcate a Lido, non c'è nemmeno un'insegna che vi dica che siete a Lido di Venezia e siete colpiti da queste tettoie, queste nuove tettoie dell'imbarcadero, e scendete dal vaporetto e siete colpiti da questi lavori, in corso a Santa Maria Elisabetta. Poi percorrete il grandiale e poi venite nel simbolo, qui a 10 metri, nel simbolo della pessima amministrazione, cioè il buco del Palazzo del Cinema. E io da qui vorrei ripartire per permetterci sommessamente di spiegare, per carità, non vorremmo fare lezione al professor Magnani, che probabilmente quel contesto progettuale che lui stamattina ci ha presentato è un contesto che è proprio fuori dagli elementi contraddittori territoriali dell'isola del Lido, ma non solo, c'è anche l'isola di Pelestrina. Basta aprire oggi i giornali e vedere che da un lato c'è il cerimoniale dei 20 anni dell'oasi di Caromagna nella punta sud dell'isola di Pelestrina e contemporaneamente c'è una ipotesi progettuale che a nostro avviso è un elemento di cementificazione che va a turbare quel tipico paesaggio lagunare. C'è una considerazione da fare, che il porto turistico di cui si parlava prima si pone in un contesto non di democrazia, dove gli enti locali possono esercitare il proprio ruolo di amministrazione del territorio. Quel porto turistico è servo del commissariamento straordinario. Vorrei ricordare, scusate se sprofondo di qualche minuto, ma la storia è particolare, cioè tutto quello che è successo al Lido di Venezia noi dovremmo evitare di ripercorrerlo, di rifarlo, se effettivamente tutti noi abbiamo a cuore la conservazione e la tutela di questo paesaggio formidabile. Non è possibile che nel 2007 si faccia un accordo di programma in cui si dice: noi vendiamo l'ex ospedale al mare per raggiungere 3 obiettivi. Noi concordavamo: uno, quello di realizzare il grande sistema Palazzo del Cinema in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Due, il rafforzamento dei servizi sociosanitari nell'isola, che sono di fatto già carenti. E terzo, riqualificare l'isola del Lido. Signori, portatemi una prova che uno di questi 3 obiettivi, o almeno parte di uno di questi 3 obiettivi, sia stato raggiunto. Non si può assolutamente concordare. Uno, anziché avere il grande Palazzo del Cinema, abbiamo ereditato, facendo figure meschine agli occhi internazionali, di aver consumato oggi, ai tempi della crisi, 40 milioni di euro per un buco. Fallimento totale. Abbiamo venduto per un pugno di euro, si spera, perché la trattativa purtroppo, ahimè, è ancora in corso. Adesso il contenzioso lo risolverà un giudice il 23 di novembre. Anziché il direttore generale della USL, nel momento in cui intasca 23 milioni di euro dal comune, anziché rafforzare i sistemi sanitari dell'isola, li indebolisce, ci toglie addirittura l'idroambulanza stanziale 24 ore su 24. E voi ci insegnate che la prima ora è fatale. Oggi gli isolani, l'isola del Lido, dal punto di vista
dell'urgenza e dell'emergenza è a rischio. E il terzo punto, la riqualificazione. Ma come si fa a pensare ad una riqualificazione del Lido al di fuori di un complesso sistemico di interventi? Ma voi credete che la priorità per l'isola del Lido sia il porto turistico di 986 barche in un'area di... Bravo. Quali sono le priorità? L'isola della Certosa, quando ho iniziato a decidere di non continuare ad andare in barca a vela in giro per il mondo, sembrava fosse esattamente in bilico. Nessuno aveva il coraggio, per fortuna, di prenderla, come è successo ad altre isole che hanno perso le loro viste. In realtà, come una pulizia del prima e del dopo, eventualmente con strutture che ci trovano molto in linea con quelli che sono gli interventi di oggi, molto leggere, che a volte si presentano solo esclusivamente con arredo, quindi tavolini e sedie e semplicemente l'ombrellone, oppure tavolini e sedie con pedana. Siamo noi eventuali. Non è una frase nostra, ma le prendiamo perché crediamo molto in questo concetto, che la città, così come l'architettura, la intendiamo come un corpo. Quindi, se concepiamo e comprendiamo questa idea della città come corpo, allora comprendiamo che la città è una realtà fisica, quindi è una stratificazione di conoscenza. Allora, per noi la bellezza è la condivisione di questa conoscenza, non è una questione puramente estetica. Riportare questo punto di riflessione forse ci permetterebbe di avvicinarci molto di più su una serie di soggetti. L'altro tema è una questione importante del ruolo politico, nella trasformazione, nella gestione di tutti questi aspetti, combattere questo atteggiamento estremamente individualista che c'è. Qui a Recenzo, che mi dicono domani chiude per ristrutturazione, quindi noi rischiamo di restare imprigionati. Bene, allora, dicevo prima con le persone che erano a tavola con me che ripartire dall'Italia è forse uno slogan che sentiremo spesso in questi lunghi mesi di campagna elettorale. Magari sarà anche il nome di qualche movimento, di qualche lista, o forse anche di qualche nuovo partito. Però con dentro tutta la fumosità della politica. Mentre qui invece ho sentito così una grande energia propositiva, no? Una grande disponibilità a sviluppare energie da questo punto di vista, assieme alla denuncia ormai insopportabili ostacoli burocratici, di competenze, di mancanza di progetti strategici, di coordinamento tra Stato e Regioni, enti locali, enti preposti, insomma. Lei mi diceva, ad esempio, per la realizzazione di un nuovo porto turistico, quanti enti intervengono? Quanti? Si può arrivare anche a 45 enti diversi. 45 enti diversi. La capacità dell'Italia di avere quel ruolo che l'Europa avrebbe dovuto avere e di... L'Europa è il ruolo che avrebbe dovuto svolgere con tutti i suoi stati, in modo particolare su quelli che sono costituenti dell'Europa, perché ricordiamoci che l'Italia è uno dei padri fondatori dell'Europa. E parallelamente abbiamo fatto un federalismo che proprio in questi mesi ci fa vedere delle regioni che sono assolutamente autoreferenziali, frammentate l'una con l'altra, che si sono date delle regole proprie, ciascuna diversa dall'altra, senza nemmeno un disegno organico. E su questo devo dire che il presidente Monti non è che sia un non federalista, sta riprendendo in mano delle regioni che erano e sono veramente allo sbando.